Eccoci qui, come facciamo sovente per occuparci della nostra e della vostra salute. E oggi abbiamo con noi Manuel Muttarini, naturopata, iridologo, collegato via Skype, che già è stata nostra compagnia in altre trasmissioni. Manuel, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi anche a casa. Allora, noi oggi vorremmo introdurre l'argomento della riflessologia plantare. Naturalmente è un qualcosa che molti ne hanno sentito parlare, ma magari molti ignorano di che cosa si tratta in particolare. Ecco, che definizione possiamo dare sulla riflessologia plantare? Dunque, la riflessologia plantare non è nient'altro che una delle tante branche delle terapie olistiche. La terapia olistica prevede il riequilibrio psicofisico della persona, quindi deve andare a ristabilire l'equilibrio energetico degli organi che in automatico poi danno il benessere. La riflessologia è una tecnica antichissima, risale ai tempi degli Egizi. Lo scopo è semplice: il cliente arriva, noi lo facciamo accomodare su un lettino, l'ambiente dove si deve svolgere il massaggio è di fondamentale importanza, infatti deve sentirsi come a casa, deve avere anche un ambiente abbastanza luminoso, areggiato e tutto quanto. Dopodiché noi andiamo a manipolare determinate zone plantari del piede in modo tale da andare a vedere dov'è il problema. Ecco, Quindi, stiamo vedendo infatti alcune immagini appunto che ci mostrano questi esercizi, questo intervento. questo intervento, appunto, come potete vedere, c'è una tecnica, la tecnica base del massaggio. In questo caso il massaggio Fitzgerald prevede l'uso del pollice per la tecnica vermicello, non è nient'altro che la nostra stimolazione, che questa che state vedendo è appunto una delle cose fondamentali che facciamo, cioè quando una persona arriva, indipendentemente dal problema che ha, la parte fondamentale è sempre quella di calmarla, in modo tale che poi possiamo naturalmente prendere e andare a interagire su altri, diciamo, fattori, ecco. Quali Però sono le patologie, ecco, che possono ottenere giovamento, possono essere curate in questo modo? generalmente quasi tutte, non c'è un qualcosa che non si riesce a fare. È chiaro che se una persona arriva con un arto rotto, naturalmente non si può fare nulla, però qualsiasi tipo di patologia esistente si può sempre fare qualcosa, in qualsiasi genere. Si riesce sempre a trarne beneficio, perché il nostro scopo, non solo nostro, ma proprio quello del naturopata, a Sì. differenza della medicina allopatica, che attenzione, non è un andar contro, ma è uno specificare, il naturopata ha lo scopo di capire la causa del dolore o del problema per fare in modo che non possa non riaccadere più, in modo tale da portare beneficio. Questi trattamenti devono essere compiuti con quale frequenza e quali modalità? Dunque, la frequenza della tecnica di riflessologia varia, generalmente una volta alla settimana. Va bene. Il tempo della frequenza, anche questo è un discorso che bisogna specificarlo, perché non c'è una vera e propria durata, non esiste, diciamo, un timer per il trattamento. Naturalmente dipende dall'età della persona che abbiamo davanti, dalla patologia che abbiamo davanti e soprattutto dalla situazione di gravosità, chiamiamola così, del problema, perché se una persona arriva con un dolore latente, acuto, non possiamo andare a agire subito in maniera forte. Certo. Dobbiamo cercare di calmare per trarre. Se ci sono casi invece dove naturalmente il problema persiste, allora anche un paio di volte alla settimana è possibile farlo, calcolando che devono essere sempre distanziati in modo tale da permettere al corpo di effettuare i tempi di reazione. Eccomi, Quindi, su questo punto, quali sono le eventuali reazioni che possono capitare? le reazioni che possono capitare dipende naturalmente dalla natura del problema del soggetto. Prendiamo un esempio: se una persona soffre di cervicale, magari il giorno dopo potrebbe avere dei leggeri giramenti di testa, oppure se magari una persona può avere dei problemi renali, come possono essere ad esempio la calcolosi o i calcoli renali, in ogni caso, questo permette di avere un attimino qualche stimolo in più ad andare ad urinare. Quindi è proprio la reazione, quindi è il movimento che andiamo per andare a ristimolare ancora di più quello che è il problema.
Quindi questo già è una cosa molto importante. E volevo chiederti, a tale proposito, un po' se ne parla spesso con i farmaci, ma esistono delle controindicazioni? Allora, le controindicazioni nella riflessologia plantare esistono, ma sono date sostanzialmente dal buonsenso, ovvero generalmente tutte le terapie naturali non vanno mai contro oppure anche ad ostacolare quella che è la medicina allopatica, ovvero la medicina tradizionale. Nel caso della riflessologia bisogna soltanto prestare attenzione. Esempio, se abbiamo donne con un flusso mestruale molto abbondante i primi giorni, potremmo naturalmente spostare la seduta. Oppure se una persona arriva e ha un arto rotto, o magari una persona che è incinta prima del terzo mese, allora è sconsigliabile naturalmente poter far questo. Però naturalmente anche lì bisogna vedere, perché se una persona diciamo, in uno stato interessante, ma nello stesso tempo ha altri problemi che possono essere dati dalla nausea o magari fatica a digerire, noi basta semplicemente evitare l'apparato interessato, quindi in questo caso quello genitale, e andiamo ad agire in altri ambiti, quindi andiamo a toglierci di quelli che sono il problema, ecco. Ci scrive un telespettatore: io purtroppo da anni soffro di una cattiva digestione. Ho provato, mi sono sottoposto a un paio di cure, ho preso anche molti farmaci, ma la situazione è migliorata di poco e quindi il problema permane. Da questo punto di vista, la vostra esperienza, la riflessologia, può fare qualcosa anche in tema di digestione? Assolutamente sì, la digestione è uno diciamo, dei temi più trattati nell'ambito riflessologico, anche perché prima di partire a spiegare le cause bisogna sempre ricordarsi che una cattiva digestione possono essere due cose principali. La prima può essere un sistema nervoso abbastanza acceso, quindi può comportare ad una cattiva masticazione, quindi si mangia frettolosamente, oppure magari diciamo si pelucca qualcosino per cercare di prendere. In altri ambiti, invece, il discorso della riflessologia aiuta, e come? Perché un fattore di cattiva digestione può essere dato da un problema, magari anche di fegato, che possa essere abbastanza intasato, quindi bisogna andare a ripulirlo facendo anche e seguendo un'alimentazione detox, ovvero di pulizia, perché il fegato ha la funzione di filtro, oppure possono esserci anche i problemi di acidi. Però sta di fatto che comunque tutti quelli che possono essere fattore di acidità è sempre collegato a un fattore sempre di sistema nervoso. Quindi era il discorso che facevo prima. Sicuramente il nostro telespettatore o telespettatrice, se decidesse di venire da noi, faremmo comunque, come sempre nell'ambito olistico, una cura a livello totale della persona. E nel frattempo sono arrivate altre domande, tra poco abbiamo un breve break di pubblicità. Stiamo affrontando il tema della riflessologia plantare con Manuel Muttarini, che è naturopata, iridologo. E opera, questo prima non l'avevo detto, nel Mondo dei Semplici a Corteolona in provincia di Pavia, in un sito www.ilmondodeisemplici.com. Dunque, poi chi fosse interessato naturalmente può andare lì e documentarsi, vedere un po' tutto quello che è l'attività. Nel frattempo abbiamo ricevuto un altro messaggio di un telespettatore che lamenta un dolore persistente, un dolore cervicale. Anche in questo caso ci chiede e ti chiede soprattutto se questa riflessologia può avere esito positivo anche per un dolore come quello della cervicale, che sappiamo che chi ne soffre è qualcosa che dà veramente molto fastidio. Assolutamente, il discorso della cervicale è un discorso ampio, perché anche in questo caso bisogna assicurarsi che la persona abbia un determinato tipo di problema, ovvero se è solo un dolore muscolare, quindi può essere un dolore muscolo-tensivo, oppure possa essere anche un problema che possa portare anche a casi di labirintite. Comunque sì, in ogni caso sì, perché chiamiamola la tastiera magica del riflessologo è appunto la colonna vertebrale. Quindi andando a manipolare la colonna vertebrale, noi andiamo a rilassare
quella che è il fattore muscolare e quindi in automatico sì, potrebbe avere assolutamente dei benefici in quanto è uno assieme alla digestione dei temi più trattati costantemente vista anche l'umidità che abbiamo. Ecco, tu mi dicevi prima che voi vi occupate, ricevete persone, sia uomini che donne, sia giovani che adulti che anziani. Non c'è un problema di età? No, anche bambini, non c'è un problema di età. Diciamo che nella riflessologia plantare l'età è soltanto un limite per noi riflessologi per cercare di avere un approccio corretto sulla manipolazione plantare. Come dicevamo all'inizio, una persona anziana avrà bisogno di un massaggio più dolce, così come può essere un bambino. Questo è collegato naturalmente a un fattore del buon senso. Non c'è un limite e non c'è un limite nemmeno a un discorso di patologia, non ce n'è, perché il nostro discorso, il nostro modus operandi di trattare è quello che le persone non vengono trattate come degli oggetti o dei numeri. Ogni persona che viene noi ce ne occupiamo in toto, quindi andiamo a instaurare un dialogo, abbiamo il segreto professionale, quindi ciò che ci viene detto non possiamo assolutamente divulgarlo nemmeno a parenti perché rimane lì. Certo. E questo discorso, questo scambio diciamo a livello psicologico abbinato alla riflessologia ci permette di instaurare un rapporto fondamentale e come dicevamo prima, per ottenere risultati bisogna seguire dei consigli. Noi essendo naturopati oltre che riflessologi abbiamo un'ampia gamma per abbracciare i problemi delle persone, quindi possiamo dare dei consigli a livello diciamo alimentare, un livello anche salutare, anche di stile di vita. Questo è fondamentale. Che è fondamentale, certo. E infatti certo. A questo proposito ci scrive una telespettatrice che stava seguendo la trasmissione, ha detto: avete parlato del fegato, che sì. Consiglio mi potete dare su una dieta che possa far bene al fegato o, lei dice naturalmente, possa migliorare la condizione del fegato di chi soffre di qualche patologia? Beh, naturalmente il fegato, come abbiamo detto all'inizio, è uno degli organi più importanti che noi abbiamo, anche perché oltre a essere un filtro, immaginatevi come un filtro dell'aspirapolvere, è anche una riserva importante di sangue. Quindi, siccome il fegato è energia, per tenerlo, diciamo, pulito, dovete sempre avere un'alimentazione pochi grassi, quindi corretta. E naturalmente, quando ci sono dei cambi climatici, come ad esempio la primavera ci insegna, fare una detox. Cosa significa? Significa un'alimentazione tale da pulirlo in modo tale che noi andiamo ad affrontare poi tutto un anno con un fegato sempre giovane e assolutamente non appesantito, perché vi ricordo che un fegato grasso è un fegato stanco e in automatico poi tutto il corpo va a rallentare. Altro quesito di un altro telespettatore che dice: ho 58 anni, soffro di un dolore alle ginocchia che avverto soprattutto nelle ore notturne e molto spesso durante la giornata invece mi passa completamente. Sì, allora in questo caso può trattarsi di un problema legato nella parte sacrale, perché tutte le innervazioni che riguardano dall'ombelico in giù, quindi sia quelle che riguardano anche le innervazioni del ginocchio piuttosto che un dolore all'anca o al malleolo, che non è nient'altro che la caviglia, sono date da delle contratture che ci sono a livello sacrale. Quindi noi andiamo tramite la riflessologia plantare a effettuare un massaggio a livello sacrale, quindi sempre dal piede, per andare appunto ad allentare quello che è il fattore del fastidio, anche se in questo caso si potrebbero trattare magari anche di un fattore di gambe stanche e quindi in questo caso è sempre collegato di un fattore di sistema nervoso. Quindi come vedete il sistema nervoso è fondamentale, perché molte volte le persone dicono: ma sì, ho solo dello stress. Il ma sì non è molto da sottovalutare, perché è la base di tutto, quindi magari è semplicemente anche una carenza di sali minerali, tutto lì che può provocare il fastidio. Ecco, una curiosità, un altro telespettatore ci chiede se le vostre cure possono essere anche una fisioterapia. Sì, si possono essere anche quello, perché noi come naturopati abbiamo anche delle tecniche che vanno a decontrarre determinati punti. Quindi sì, io ho trattato diverse persone post intervento, quindi
può essere stato un posto intervento di un ginocchio piuttosto che comunque di anche altri fattori, e siamo riusciti a dargli una grossa mano. Sì, assolutamente. Ecco, c'è una signora che è stata operata di ernia del disco e effettivamente dice la situazione è migliorata rispetto a prima, però il dolore che sento, che avverto ogni tanto, purtroppo è rimasto. Anche dopo l'operazione ho fatto della fisioterapia, ma più di tanto non sono riuscito a migliorare. E secondo voi, con la vostra tecnica, potrei ottenere qualche risultato in più? Sì, signora, potrebbe, è un ottimo discorso questo che ha fatto, in quanto non sempre dove c'è il problema è il punto dove agire. Quindi in questo caso, se c'è ancora una latenza in quel punto dove lei è stata operata, probabilmente c'è ancora qualcosina, ma non a livello di colonna vertebrale. Probabilmente bisognerà andare a rilassare e magari a disinfiammare anche qualche nervo a livello spinale che le può dare questa tipologia di problemi. Generalmente questi possono essere comunque dei rimedi, delle casistiche che realmente trattiamo tutti i giorni, in base anche al discorso di lavoro, che molto spesso le persone soffrono di ernia ietale, scusatemi, di ernia di disco, perché in automatico può provocare poi anche a una scorretta deambulazione. Quindi poi dopo salterà fuori il male al ginocchio e tutto Certo. qua, tutta una catena, diciamo. Ecco, tu in precedenza hai parlato di stile di vita. Posso chiederti, ecco, da un punto di vista dietetico, uno stile di vita, noi genericamente sentiamo sempre che si parla dei benefici dati da frutta e verdura, ma a parte il discorso frutta e verdura, secondo te, per quanto riguarda appunto lo stile di vita, migliorare il nostro benessere dal punto di vista alimentare si può fare qualcosa? Assolutamente si può fare. Beh, innanzitutto un'alimentazione, diciamo così, corretta inizia dal mattino, come sempre. Quindi il limone è la parte fondamentale per tutti. Il limone purtroppo ha una leggenda metropolitana che è giusto che debba essere smascherata, ovvero molte persone mi dicono: però io soffro di acidosi, non posso bere il limone, oppure io soffro di stitichezza e mi va a rallentare di più. È scorretto. Il limone è un elemento fondamentale, quindi voi al mattino, prima di colazione, una mezz'ora prima di far colazione, vi bevete un limone puro. Questo in automatico è innanzitutto fondamentale perché è un antiossidante, quindi previene i radicali liberi e in automatico è anche la formazione di tumori, perché i radicali liberi sono queste cellule, questi scarti che vagano Certo. naturalmente nelle cellulari. E poi anche un antiacido, quindi se proprio soffrite di gastrite o avete anche altri problemi legati al fattore digestivo in automatico, riuscite e va a regolare anche il fattore della pressione. Oltre a questo, naturalmente, quello che io consiglio è non cercate mai di fare un'alimentazione fai da te guardata su internet, perché ogni persona è un capitolo a parte, Certo, quindi ogni persona è diversa. e ha magari delle allergie come delle intolleranze. Comunque, noi abbiamo vari tipi di consigliamo vari consigli alimentari per le persone, soprattutto se vogliono perdere peso. L'importante è quello di non privarsi mai totalmente di grassi e di zuccheri, perché il primo fattore che perdete è proprio, detto volgarmente, il cervello, nel senso che il nostro corpo funziona grazie al sacro fuoco degli zuccheri e dei grassi, non in eccesso naturalmente, però senza di questo io conosco, ho trattato molte persone che hanno avuto un dimagrimento eccessivo, magari anche non fatto da loro, magari seguito anche da un'operazione per tutto quanto, però sono andati in quasi in esaurimento nervoso perché non avevano più vitalità. Certo. Quindi un'alimentazione corretta può essere benissimo, magari mangiare un secondo a mezzogiorno, non privarsi del dolce, ma magari mangiarlo 5 ore dopo aver pranzato, in modo tale che sia ancora abbastanza sazi, e alla sera potrete mangiare del pesce. In questo modo andate anche a riequilibrare l'equilibrio acido-basico, perché la carne è acida e il pesce riesce ad andare a riequilibrare questo fattore. Perfetto, siamo giunti in conclusione. Ringrazio tantissimo Manuel Muttarini, ricordo che opera a Corte Olona nel Pavese, nel Il Mondo dei Semplici. C'è il sito www. Lo vediamo, ilmondodeisemplici.com. Grazie Manuel e alla prossima. Arrivederci, alla prossima, un saluto a tutti.
E io vi ricordo come sempre, prossimo Metropolis domani a partire dalle ore 13. Buon proseguimento, buon pomeriggio a tutti.